Applicazione gratuite Eh vabbè, capita, sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è venerdì 23 aprile e bentrovati a tutti voi con la nostra rubrica Santi e caffè, buon caffè a tutti! So che è piaciuta molto questa tazzina, effettivamente è dipinta a mano. <ride> Sono tutti i simboli della Sicilia. Ecco buon caffè a tutti allora. Allora, oggi, eh, 23 aprile, la Chiesa celebra la commemorazione liturgica di San Giorgio martire, i cui resti mortali riposano a Lidda, in Israele, nella cripta di una chiesa mh, cristiana ed è un chiamato megalomartire, megalo vuol dire grande, grande martire di Gesù Cristo, verosimilmente martirizzato nel III secolo eh, d.C., probabilmente nel 303, la tradizione vuole, ma non ci sono fonti sicure su questo, che egli, San Giorgio, il martire, fosse... Eh, fosse eh, diciamo in, in, nella, nella guardia pretoriana di Diocleziano, però poi si è dato alla fede cristiana e quindi, in qualche modo, convertendosi, eh, poi dopo è andato incontro al martirio. È patrono di diverse nazioni del mondo eh, perché la sua, il suo culto, la sua devozione, soprattutto nelle chiese cristiane medio orientali è molto diffuso. È un culto legato soprattutto alla tradizione che vuole che egli avesse ucciso un drago. Per questo San Giorgio in molte, in molte case dei cattolici medio orientali in Palestina e eh, in vari paesi del Medio Oriente è tenuto all'ingresso di casa, io ho potuto vedere questo con i miei occhi, ecco perché lo testimonio, è tenuto all'ingresso di casa come noi teniamo un po' San Michele Arcangelo, un po' sarebbe forse addirittura niente meno che la trasposizione, diciamo, eh, iconografica eh, in termini umani di San Michele Arcangelo, ecco, che San Michele Arcangelo lega il diavolo come leggiamo in Apocalisse e lo precipita nell'abisso dell'inferno e parimenti noi vediamo San Giorgio che patrono è stato patrono per esempio eh, eh, anche dell'Inghilterra e per cui il suo culto si è veramente diffuso in tutto il mondo, patrono dell'antica Repubblica Marinara di Genova è rappresentato proprio con della lancia che uccide il drago. La tradizione vuole che egli appunto riuscisse a combattere contro il drago, contro questo drago e a vincerlo, perciò è particolarmente invocato per la protezione delle case, ma molto meno qui da noi, ripeto, in Italia. Eh, ma nei paesi cristiani di altre nazioni egli ha appunto invocato per la protezione della casa San Giorgio Megalo Martire ecco. e poi però vi ricordo che oggi è venerdì quindi è il giorno della passione di Gesù quindi mi raccomando l'astinenza dalle carni eh, osservate con grande eh, rispetto il non mangiare carne il venerdì come forma di eh, devoto rispetto nei confronti della passione del Signore un'antica tradizione a cui la Chiesa ha accordato ne parleremo un paio di indulgenze. Quindi oggi non si mangia carne e si prega la via crucis. Va bene? Ecco, fate la via crucis personale per meditare sulla passione del Signore. Ma il titolo della rubrica eh, eh, di questa, eh, scusate, il titolo di questa rubrica di oggi, Santi a Caffè, è, è tratto da un articolo che mi è stato segnalato eh, sul blog Niente Meno di Marco Tosatti. Eh, il, ti, il blog è Stilum Curie. E eh, il titolo che diamo a questa rubrica di stamane è Il dibattito sul concilio è un vicolo cieco. È un articolo a firma eh, del giornalista Andrea Cionci che, come giornalista eh, Vox Clamans in deserto, eh, eh, prova a eh, mettere in luce il problema serio delle dimissioni di Benedetto XVI e delle possibili invalide per tanto dimissioni e elezioni di Bergoglio. Allora io vi leggo ora questo articolo che ho trovato molto interessante e, e, e vediamo un po' che cosa viene fuori. Intanto Marco Tosatti scrive, cari amici e nemici di Stiluncurie, l'amico e collega Andrea Cionci che ben conoscete, sì a quanto pare Cionci è abbastanza conosciuto a livello giornalistico nazionale. Ci ha inviato, e lui ve lo ricordo, è giornalista di Libero, quotidiano Libero, ha un suo blog. Cionci, abbastanza seguito e si occupa anche di vari altri aspetti, come per esempio l'arte, eccetera. Ecco, ci ha inviato, dice lui, eh, dice Tosatti, questo commento, un contributo alla discussione che si è sviluppata sul Concilio Vaticano II e che riaffiora periodicamente con sempre maggiore intensità. Lo ringraziamo di cuore, buona lettura. Il problema che Cionci affronta, qual è per dirlo subito, nei giorni scorsi, come già nei mesi scorsi, si cerca Cerca di dire che il problema che la Chiesa in questo momento sta vivendo non è l'esistenza di due papi, ma il concilio Vaticano II e tutto ciò che ne è provenuto. Allora ci prova a dimostrare che no, che il dibattito sul concilio è, dice lui, un vicolo cieco, il titolo del suo articolo, del suo contributo su Stilo Uncurie di Marco Tosatti, indagare le dimissioni di Benedetto. Ecco, ma mi sembra una questione ragionevole per quel che mi riguarda. Io ho portato un'immagine che è la seguente: non si può pensare di stare a discutere perché non ha funzionato il sistema di allarme mentre in casa c'è il ladro. È inutile che noi discutiamo su, uh, sul Concilio Vaticano II, che è pure è ragionevole come questione, se poi c'è l'ipotesi concreta che Bergoglio non è il Papa, è un usurpatore del trono di Pietro e che pertanto siamo guidati da uno che. Che non è il Papa e quindi siamo, sono, perché noi per quel che ci riguarda, grazie a Dio, abbiamo le idee chiare, sono fuori dalla Chiesa. Che cosa si discute a fare del concilio se poi non si eh, verifica chi è il Papa? Perché c'è questa anomalia storica, anomalia storica, perché così non è mai accaduto, ci sono stati papi che nel corso dei secoli si sono dimessi validamente e soprattutto se ne sono andati, ecco, sono scomparsi, come si dice, dalle mie parti, dalla città, Invece Benedetto XVI è sempre lì. Ma adesso leggiamo il contributo di eh, Andrea Cionci eh, Caro Tosatti. Sono vari mesi che, partendo da un'attenta analisi storica di Monsignor Viganò, Monsignor Viganò, Carlo Maria Viganò rimane in qualche modo il, il leader, colui che detiene la leadership di questa decisa eh, strategia, quella cioè di non indagare chi sia il Papa, ma di concentrarsi piuttosto sulla questione del Concilio Vaticano II. Questa è una questione che ormai in Italia viene dibattuta non faccio i nomi perché sono diversi, ma appunto la figura di eh, rilievo di questa direzione resta Monsignor eh, Carlo Maria Viganò che dice il problema è il Concilio, non è il Papa. Eh, si continua a tirare in ballo la critica al Concilio Vaticano II come se fosse la vera magna questio e la soluzione dell'attuale impasse. Impasse. Credo sia un grosso abbaglio, dice Cionci, e eh, come dimostrerò, non porta assolutamente a nulla se non a un claustrofobico vicolo cieco. E Cionci ha sempre un modo molto raffinato di scrivere: si fa capire, ma è abbastanza <ride> raffinato nella progressione del modernismo. Qualcuno ha voluto ravvisare in Benedetto XVI il gradino immediatamente precedente a Francesco, un po' come paragonare una bicicletta a un treno merci, a mio avviso. Cioè, Cionci dice che c'è questa questione qui, che, portata avanti da molti tradizionalisti, secondo cui Benedetto XVI sarebbe un papa modernista che ha aperto la strada a Bergoglio. Con molta eleganza, da buon giornalista, noi siamo un po' più brutali. Cionci dice che questo ci pare troppo: è come paragonare appunto una bicicletta. A un, a un treno, quindi lascia intendere che forse qualche concessione, se capisco bene, secondo Cionci Benedetto l'ha fatta, ma non si può da questo passare a dire che è predecessore intenzionale di Bergoglio. E noi siamo in una posizione molto più estremista, come sapete, cioè non c'è alcun legame, alcun processo possibile di sintesi tra i due. Benedetto XVI è niente affatto un papa modernista e lo ha dimostrato non fosse altro che con la pubblicazione del Motu proprio su Morum Pontificum. Peraltro, continua Cionci, scrivendo, ripeto, sul, eh, sul blog di eh, Marco Tosati oggi eh, Stilung Curie, proprio di oggi, peraltro lo stesso Ratzinger, che come tutti subì il momento culturale, e le influenze del periodo conciliare, si emendò pubblicamente da quei peccati gioventù. Appunto, questo l'abbiamo detto tante volte anche noi. Benedetto XVI, Ratzinger ha avuto il coraggio, non so se lui qui lo dice, perché io non ho avuto il tempo di leggerlo tutto, ma il merito è di von Baltasar. Lui Ratzinger militava sotto la bandiera del più radicale progressismo modernista teologico, grazie anche ad apparentamenti di tipo appunto, dottrinale con la visione di. Insieme di Karl Rahner e di Hans Kung, ma dopo ha incontrato von Balta ed è stato un incontro decisivo. Perché Fon Baltasar lo ha salvato proprio da questa militanza modernista, riconducendolo a posizioni più, eh, più cattoliche. Gli si contesta spesso che, quando era Papa, non provvide a scomunicare sul posto i teologi modernisti, ma la gestione conclava del potere pontificio è abbastanza recente. <ride> Cionci è veramente molto arguto. <ride> dice lui, come notate, cioè non si può accusare Benedetto XVI di aver usato la clava da papa perché questa è roba piuttosto recente. <ride> la clava la usa qualcun altro che si dice misericordioso. E si tende a dimenticare che il Papa una volta, ecco qui veramente ha ragione, era una figura soprattutto garante dell'unità della Chiesa anche a costo di tollerare alcune pecore rosse. Bravissimo Cionci, è quello che Voitiva e Ratzinger hanno cercato di fare da pontefici, cioè sapevano, conoscevano gli estremismi, per esempio, di certe realtà, ma hanno provato in tutti i modi a tenerli uniti in qualche modo ci sono riusciti, in qualche modo. Nessuno è perfetto. E anche Ratzinger dove sta? Perso il filo? Eccolo qui: nessuno è perfetto, anche Ratzinger avrà avuto le sue debolezze. Ma a questo punto perché fermarsi al concilio e non prendersela con, con menne e il Cattolicesimo liberale? Del resto le tendenze erosive della tradizione. Sono cominciate ben prima del Concilio, come ha ben illustrato proprio su Stiluncuri e Sergio Russo, cioè non è che il modernismo è nato col Concilio Vaticano II. Sebbene dobbiamo riconoscere che con il Concilio è divenuta più o meno dottrina ufficiale, ecco, questo va detto, però è vero che non è con il Concilio che è nato il modernismo, se sì, è vero che già San Pio X ha potuto Condannare il modernismo con la Pascendi. Io ieri ho raccontato di avere letto una cosa che mi ha sorpreso in una sua enciclica precedente a quella di Pascendi. Pio X dice: Potrebbe già esserci in mezzo a noi l'anticristo, erano i primi del Novecento. Riproporre continuamente il piagnisteo sul Vaticano II prevede solo due soluzioni operative. Vediamo quale: la prima è quella di salire su una macchina del tempo, tornare al 62, <ride> narcotizzare e rapire Calrunner. <ride> Questo, se fossimo a quel tempo lì, chissà un'operazione Valchiria. <ride> La seconda è quella di utilizzare la critica sul concilio per rifondare la Chiesa cattolica, lasciando la sede agli scismatici di fatto, riappropriandosi almeno della fede, con un discorso del tipo: dato che, come vi abbiamo abbondantemente dimostrato da Pio XII in poi, non si riesce ad avere un Papa degno di questo nome, ci siamo stancati, è, il è giunto il momento per riprenderci una Chiesa Catt cattolica romana con un vero Papa che nomineremo per conto nostro, non è che possiamo. Restare senza pontefice per i prossimi secoli. Ecco qui c'è una staffilata elegantissima del Cionci nei confronti della eh, diciamo improbabile posizione dei sede vacantisti. Che decidono loro che il Papa non c'è dai tempi di Pio XII ed è una posizione, come potete capire, appunto inaccettabile. Continua Cionci, visto che la soluzione della macchina del tempo, quella cioè di ritornare indietro e catturare Runner, pare non essere immediatamente percorribile. Solo nell'ottica di ratificare uno scisma i peanati e il concilio acquisirebbero una funzione pratica, ma a quanto pare nessuno poi ha il coraggio di proseguire su questa strada. Non si può, è peccato, non sta bene, è antieconomico, se ne devono andare loro, darebbe scandalo. Cioè, tutti eh, quei pretesti per cercare di non eh, risolvere la questione. Continua. E allora scusate, ma continuare con le recriminazioni sul concilio è obiettivamente inutile, e improduttivo. Bravo Cionci, bravo. Come se un tizio che si trova un giorno ad avere un pessimo capo ufficio cominciasse a lamentarsi del corso di studi intrapreso dal ragazzo. <ride> o utilizza quel discorso per trovare la forza di cambiare radicalmente mestiere, ok, di, come per dire ok, ho sbagliato tutto, ora mi apro un kiru, un chiringuito. un ciringuito, Beh, non saprei cosa sia. Alle Bahamas, un ciringuito. Oppure, oh, chiringuito. Oppure si tiene il capo ufficio e impara a conviverci. Non è che lamentandosi delle sue antiche scelte risolve qualcosa, ciò che è più dannoso, però aggiunge ancora, è che tali discorsi distraggono energie intellettuali e morali. Ecco il passaggio decisivo: dalla vera magna questio la validità delle dimissioni. Metto XVI: bravo Cionci, è questo che dobbiamo continuare a dire senza stancarci per il bene della Chiesa. E nel suo caso, siamo grati per una questione di deontologia professionale. Il problema. In questo momento non è il concilio e tentare di farlo credere significa depistare le coscienze. Il problema qui è: le dimissioni di Benedetto sono state valide? Sono valide? Se non sono valide, lui è il Papa? E pertanto chi è con l'altro non è più nella Chiesa Cattolica. Ma questo, non so, è come un tumore di fronte a un raffreddore. Il concilio è il raffreddore la questione dei due papi è la questione la questione magna, la magno questio ed è come un tumore. Lo sappiamo che è una faccenda complessa, che occorre applicarsi, documentarsi o trovare un coraggio da rionere. Eh sì, è certo, caro Cionci, se lei volesse le spiegherei come faccio. <ride> ma passi avanti ne sono stati fatti per chiarire e divulgare come le dimissioni siano state annunciate, qui appunto a... Cionci ribadisce quello che sempre tutti noi ribadiamo, ma non c'è verso eh, siano state annunciate, sia giuridicamente che formalmente invalide e come non siano state mai ratificate. Anche solo impugnando un 10% di quelle presunte demissioni, ma è molto di più, caro Cionci, non si, non si, non si muova sul riba al ribasso, non è il 10%, è molto di più, però Giuseppe Luigi dice se anche fosse il 10% chi ne avesse davvero voglia potrebbe verasimilmente fare tabula rasa della neochiesa basterebbe solo forse il canone 14 del codice di diritto ca canonico che dice le leggi anche irritanti o inabilitanti nel dubbio di diritto non urgono ma qui caro cionci e cari miei figlioli non è che non solo non, non sono urgenti le leggi che hanno qualche eh, problema di dubbio qualche dubbio il problema qui è che addirittura reagiscono con le scomuniche le condanne se te lo metti in luce e dice Cionci: Abbiamo chiesto conferma a 20 canonisti della rota e nessuno ha risposto. Segno indicativo: comunque fin qui non mi ha citato, mi avevano detto che io sarei stato citato. Vediamo. Potrà dispiacere a molti, ma oggettivamente ah, eccolo qui. Guarda un po', l'unico ad essere passato al contrattacco in piena operatività è Don Minutella. Mamma mia, speriamo bene per lei, caro Cionci, perché citarmi <ride> è. E non so come dire damnazio memorie cionci mi cita e tosatti lo ospita non so che cosa stia succedendo oggi è la festa di San Giorgio eh, intelligenti Buspau potrà dispiacere a molti, ma oggettivamente l'unico ad essere passato al contrattacco in piena operatività è Don Nutella Beh, e questo bisogna dire che è proprio così, cioè, sul piano operativo sono solo io, è eh, il sottoscritto che si è dato da fare, che si è rimboccato le maniche della Talare ed è sceso in campo, che è svincolato da ogni impaccio grazie a due, cioè il punto esclamativo scomuni che due, non una, due, una non bastava, due, due e mezzo, due, e tre, quattro arti, capito? Eh, non giustificate da alcun processo canonico, proprio così, qualcosa di inaudito, quello che Don Minutella ha mostrato al mondo intero che non vuol vedere, però soprattutto iunacum, è che Don Minutella è stato scomunicato due volte senza, non era mai accaduto senza procedimento canonico come invece è previsto. Io non sono stato ascoltato, non ho potuto portare le mie ragioni. Don Minutella è servito a dimostrare che con l'usurpatore Bergoglio è venuto fuori della Chiesa il regime, la dittatura. Eh, di fatto è l'unico a essere sceso in campo con un esercito, cari figlioli, voi siete l'esercito, eh? dice il Cioggi. Ha fondato un canale social. Eh, fra, fra non moltissimo, arriviamo a 50.000 like, ne mancano pochi. Vediamo se riusciamo entro il mese di maggio a, a raggiungere la quota. 50.000, ne mancano circa 200, 150. Eh, questo su Facebook, interviene in radio e trasmissioni. Io non mi, non mi rifiuto mai, ultimamente non mi chiamano più, eh, prima Toscana. Un po' gli stavo simpatico, ma il corso che ha preso anche lui, a quanto pare, più interessato alla posizione di Viganò che non al sottoscritto, ha impedito un dialogo più costante con Vox Italia e anche con gli altri canali. Insomma, però, qua e là qualcuno mi chiama. Amministra sacramenti una con Papa Benedicto in giro per l'Italia. Sì, questo è il mio compito. Eh, cioè, eh, siccome Bergoglio non è il Papa, siccome Bergoglio è usurpatore del trono di Pietro e in più è eretico e apostata, il mio scopo è mettere in guardia i fedeli di non avere a che fare eh, in alcun modo nei sacramenti con quell'altro lì. Insomma, dice Cion ci fa davvero <ride> il diavolo in quattro, a quattro. <ride> È proprio arguto questo qui. Potrà piacere o meno, ma per favore finiamola di fingere che non esiste. È abbastanza radicolo. Non so, speriamo che questo appello di Cionci al mondo giornalistico, quello serio, come il suo e come quello anche di, di Tosatti la smettano con questo appello una buona volta di fare questo embargo mediatico come se io non esistessi ha ragione Ciò, c'è qualcosa di assurdo i numeri parlano, sono in crescita sono il prete più seguito in Italia senza mezzi, senza strumenti senza pubblicità, senza appoggi e però è come se io non esistessi insomma, eh, dice Gioci: se è stato scomunicato per chiunque non ami Francesco questo non può che essere un enorme titolo di merito Don Minutella urla <ride> questo è veramente un articolo da conservare lo dico ai miei collaboratori nell'archivio nell storico del Don Minutella beh io però ci devo dirle una cosa eh, forse lei non mi segue probabilmente non mi segue però non ascolti però la, la, la versione ormai quella mitica del sottoscritto urlavo, <ride> urlavo adesso ormai, ormai comincio ad essere vecchiottello anch'io le ho prese da tutte le parti e dunque non urlo più come prima a dire il vero i miei i miei amici, i miei figlioli possono verificare che ho ragione. Cioè, Ormai, ormai io sto quasi diventando mistico, eh? non sono più quel, quel prete che sbraitava, che gli gonfiava la vena. Anche perché i miei amici medici mi hanno raccomandato di non esagerare con, questi, diciamo, con queste performance. <ride> Quindi diciamo che lei si informi meglio su quello, non è che ormai urlo come prima. Comunque dice: Don Minutella urla. E che dovrebbe fare un vero prete? Io avrei scritto un povero prete. Se è vero, come sostengono in molti, che c'è un golpe anticristico in corso, cioè tutti lo dicono però sottovoce: tutti i preti lo dicono che c'è una situazione anomala, però seduti al tavolo con i confratelli, e, e però bisogna gridarlo perché sennò le anime vivono nell'errore. Se non vi piace dice ancora Cionci quello che dice, attaccatelo nel merito. Eh no, Cionci questo purtroppo devo dirle che non è possibile perché non hanno argomenti e quindi l'unica cosa che sanno fare è di dire che sono matto, che io trasformo le cose in letame che sono fuori di testa. Che sono uno che è tutto il, tutto il resto. Non, non, non avrei tempo di dire se non vi piace quello che dice attaccarlo. Non o oh, interessante che, che Tosatti oggi ospiti questo, questo articolo. Mi spiace per i nemici, mi spiace per Tosatti. Allora, ora si preoccuperanno delle tifoserie. Eh, contestano anche questa cosa qui. Che quando si tratta di Nutella ed è vero, immediatamente si solleva un polverone quelli a favore e quelli contro. Ma io vorrei dire ai giornalisti che questo ci può anche stare. Non è un problema di tifoseria, è un problema che la gente crede a quello che Dominutella dice e quindi è pronta a dar la vita e dall'altra parte ci sono quelli che invece non ci credono e lo attaccano e quindi è normale che probabilmente nei commenti Tosatti sarà costretta a ospitare chissà chi è probabilmente spero di no ma è probabile e dunque, da un leale e feroce scontro dialettico con Dominutella non potrà che restare sul terreno qualcosa di veramente utile. L'illusione di molti tradizionalisti è che, defunto o dimessosi Bergoglio, il prossimo conclave possa rimettere le cose a posto. Magari, vista la maggioranza blindata, sono tutti i bergogliani, quasi tutti cardinali, per intercessione divina. Magari ci scappa Papa Zuppi, capito? O Papa Lorefice. Che ne sappiamo noi? Lorefice Papa, che scherzi, eh, scusa, eh, si trasferisce. Poi, non so, ad Ammamette, che ne so io, eh, evita di fare. Eh, scusa, perché fare? Sc sbarcare qui gli immigrati? Va a fare anche lui lì, il papa degli immigrati, lì, eh, non lo so, nell'isola di. Sfax, come si chiama quella lì? Ecco, eh, chissà, chissà che potrà diventare Papa. I tradizionalisti sono lì che dicono eh, 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 che sarà una sanazio ecclesiale. Gli hanno fatto delle promesse da quest'altra parte no? e questi bacchettoni, non tutti, grazie a Dio, della tradizione aspettano il Papa che sistemi tutte le cose. Papa Zuppi, eh, Papa Maradiaga, si preparino, si preparino. Vedranno che quello che Bergoglio ha fatto è soltanto un incipit, il pezzo. Peggio o oh, conclude Cionci. Ad apasanuttata, mi disse un autorevole collega, <ride> evidentemente era napoletano, ma è una pia illusione: se Francesco non è il Papa, e non lo è Cionci: non lo è, nemmeno il prossimo conclave sarà valido esattamente perché un atto invalido per il codice di diritto canonico è nullo, cioè non esiste, quindi non si può correggere ciò che non esiste. Dice lui, mi pare che su questo si possa convenire. Anche il successore di Bergoglio, perfino se fosse un santuomo ipertradizionalista, vabbè, ma qui andiamo su eh, sogni eh, eh, proprio, diciamo, proibiti, si troverà con la spada di Damocle, però ha ragione, cioè l'atroce sospetto di essere stato eletto da un conclave invalido. Questo non c'è alcun dubbio che se non ci fanno fuori, ma se avvenisse saprete che io sono stato fatto fuori da questi qui, ma se io non sono stato fatto fuori sarò una... Pulce continua, non è che andando via Bergoglio il sottoscritto si ferma. Tranne che il Padre Eterno e la Santa Vergine vogliono così, perché ho detto tante volte che la mia è una missione. Diversamente, io continuerò a dire che chiunque viene dopo Bergoglio, fosse anche per i prossimi 3, 4, 500 anni, non è il Papa, è che il Papa sta da quest'altra parte, e cioè in Benedetto XVI e casomai in un probabile suo successore. Ecco perché la questione principale su cui dovrebbero convergere tutti gli osservatori cattolici è solo e unicamente la validità delle dimissioni di Benedetto. Quella è l'unica cosa veramente importante che dovrebbe stare a cuore persino ai bergogliani, dato che il dubbio delegittima il loro capo. Esattamente, cioè, anche i bergoiani a questo punto avrebbero dovuto st far star zitto Don Minutella, e chi come lui dice queste cose. Perché delegittima anche il capo? Insomma, il sospetto gli viene anche ai, ai bergogliani moderati. Che forse, se Dominutella insiste continuamente con questa faccenda qui, che è Benedetto il Papa e Bergoglio non lo è, e porta le prove e sono inconfutabili e nessuno risponde, il dubbio gli viene anche a loro. Eh, bravo, bravo Cionci. È proprio così. È una cosa che non avevo considerata. Dovrebbero essere loro per primi a chiedere ai bergogliani una commissione d'inchiesta se non hanno nulla da nascondere. Perché fanno orecchie da mercante? Persino. La critica serrata a Francesco e a tutte le questioni della neo-chiesa: che senso ha? Se Bergoglio non è il legittimo papa ed è stato messo lì dai massoni modernisti, come dicono, cosa vi aspettate che ripristini la sedia gestatoria e la guardia nobile? <ride> Magari coi ventagli, caro cionci ventagli quelli del faraone oltre al nocciolo però sulle, sui ventagli faccio il martello ovviamente oltre al, noccio, al nocciolo della questione di missioni l'unico valido argomento e qui in mezzo c'è anche la paciamama eh, non dimentichiamolo eh. non dimentichiamo che in Vaticano nei giardini vaticani eh, dove passando il cardinale vabbè, non voglio citarlo Comastri basta così va a pregare il rosario ma passa di lì perché lui abita in Vaticano e ogni mattina quando poi va a San Pietro a dire il rosario alla Madonna lui passa dal giardino dove è piantato l'albero a Paciamama. Vabbè, vabbè, non se ne accorge. Perché i cardinali non si pronuncia come dovrebbero? Cosa aspettano? Perché il clero non si ammutina in massa? È meglio chiedere lumi direttamente a Benedetto XVI o organizzare un sinodo. Conclusione. Queste sono le domande che contano. Il fatto che Ratzinger sia modernista o meno non ha alcuna importanza. Eh sì, d'accordissimo, perché se è il Papa resta il Papa. Giovanni XXIII è il, pa il Papa che ha fatto i peggior danni nel Novecento. Eh, non c'è dubbio, ma è il Papa, è il Papa, punto e basta. <ride> Dice, ma ci sono sospetti che fosse stato eletto al suo posto. Come si chiama? Ricordo, sì. Il Cardinal, Siri, il Cardinal Siri, dove sono le prove, nessuno le ha portate, allora basta. Eh? Altrimenti Siri avrebbe potuto comunque eh, metterlo in luce, come ha fatto, come sta facendo con il suo stile Benedetto XVI. Benedetto XVI, firmandosi P.P. sì che ha messo in luce le anomalie. Ecco, quindi Ratzinger, modernista o meno, non è il vero problema. Eh, e alla fine non conta nemmeno se lui stesso abbia organizzato delle dimissioni invalide più o meno volontariamente, perché il codice non presume l'intenzionalità negli errori eh, di forma eh, della declarazio. Quel discorso può essere un, un incoraggiamento per decidersi a impugnare le dimissioni, ma il punto è stabilire se Benedetto si è legalmente dimesso o no. A prescindere da tutto, dalle sue intenzioni e persino dal fatto se Francesco sia o no un buon papa, l'ho detto tante volte anch'io, ci casca addosso positivamente la ciliegia sulla torta perché noi diciamo che non è il papa, e a forziori è infatti eretico e paciamamico. Ma se fosse stato anche un uomo santo, Bergoglio, rimaneva non il, comunque rimaneva, non, rimaneva il papa invalido perché è eletto in un conclave invalido con delle dimissioni invalide, ecco. Eh, prima di giudicarlo come pontefice bisogna verificare che lo sia realmente. Grazie per lo spazio concesso. Mi dice Cionci un caro eh, saluto. Ecco, questo è l'articolo di eh, Cionci su eh, Stilo oggi di Marco Tosatti dispiace che i grandi network ci trattino ancora ahimè trattino Domi Nutella o come l'innominato, l'innominabile eh, come una peste, eh, come il diavolo eh, io ho detto più volte ma nessuno mi, mi ascolta su questo, pazienza, ho detto agli esorcisti quelli santi perché ce ne sono che io sono disponibile ad andare, mi metto lì Preghiamo mentre c'è l'esorcismo e vediamo il diavolo cosa dice sul mio conto. Vorrei sapere anche io a questo punto, ma nessuno mi chiama, nessuno mi cerca. Naturalmente, con delle verifiche non è che vado a mettermi nelle trappole, ci vogliono delle verifiche vere e proprie. Bene, miei cari, mentre adesso diamo spazio alle telefonate, vorrei ringraziare i carissimi Maurizio e Donatella Marelli. Di Costa Masnaga in provincia di Lecco che ci hanno fatto pervenire due bellissimi pacchi e veramente in questo modo la provvidenza interviene per la comunità di piccola Nazareth che vive di provvidenza. E ringraziamo tantissimo a nome delle suorine di Biagio e Giovanni ed è sottoscritto i cari amici Maurizio e Donatella eh, Marelli che ci hanno fatto pervenire questi due pacchi avranno eh, fatto fatica e fatto, eh, hanno fatto un gesto però molto bello dove c'era roba di prima necessità eh, pelati pasta eh, biscotti mi pare anche roba varia ecco è stato veramente un gesto molto molto bello adesso c'è spazio per un paio di telefonate c'è già la prima pronta eh, buongiorno Don il si è lodato gesù cristo sempre si è lodato eh, sono alex de, de toledo della de spagna oh alex ecco alabado sia gesù cristo sempre si è alabato grazie per la, il suo lavoro eh, che fai eh, per me per tutti quelli che, che viviamo questa situazione in Diciamo in solitudine umana, ma con Dio sempre, però eh, ci fortisce, ci dà un aiuto eh, in, che non si può valutare. Certo. Allora eh, anche grazie alle figlie di Maria per, di Maria per i suoi rosari e eh, complimenti perché anche loro ci danno un aiuto molto molto importante. Certo ci certo. fanno sentirci eh, come in comunità, no? Esatto, esatto. Allora, io ho sentito e pure ho letto la sua, il suo scritto su Radio Domina di ieri, sull'America l'America Latina. Sì. E, e come io ho vissuto quattro anni all'Amazonia ecuatoriana eh, come famiglia missionaria. Eh, conozco bien la situación, yo quiero decir también, reivindicar todo lo que le ha dicho, eh, que manca Jesucristo en la Iglesia, eh, llamémoslo católica de Dilá, ¿no? Eh, pure yo he notado esto porque aquellos que se si consideran católicos ancora Eh, non sono cattolici secondo il mio umile eh, opinione no sì. perché hanno perso il senso del, della croce per esempio, per esempio no uh -huh. eh, sono tanto tanto influenzati da, dai pentecostali uh -huh. che eh, hanno quel senti, senso de, della religione come una cosa che ci ha perché è utile no perché sì. Dio te dará todo lo que yo merito, ¿no? Sí. Eh, senza, senza darle espacio a Dio, ¿no? Certo. Eh, eh, funciona quello de decir: si como yo faccio tu, todo lo que Dios quiere, ahora Dio me allora mi, mi dará la recompensa en quel mundo, ¿no? En este mundo. Certo. Eh, ¿Cuál el éxito? Economico, e tutto, tutto questo, no? Sì, sì. E quando si parla della croce di che Dio ci pone a prova, non capiscono niente. bene. Grazie, grazie, eh, sì. Alex. Il tuo intervento è sempre prezioso. Eh? Ti benedico con tutto il cuore, coraggio. Eh? Siamo uniti nella grazie. preghiera. Tanta non, benedizione. Dimmi, Alex, dimmi pure eh, per, per una agiografia eh, vita di santi. In serie, cattolica, veramente qual, è, qual libro mi suggerisce? Eh, di vita di qui, di tutti i Santi o di qualcuno in particolare? No, di tutti i Santi. Perché io leggo vita di Santi ai miei figli, ah, ho pena, capito, ho capito. Eh, ma non sono quelle. Eh, purtroppo quali... è infatti è un problema. Questo. È un problema. Potresti comunque. Eh, C'è una, una... Ti, ti rispondo per telefono, Alex, va bene? Grazie, Dio ti grazie. benedica con tutto il cuore. Eh, esiste una, una collana eh, di volumi, eh, eh, proprio Biblioteca Santorum si chiama, eh, ad opera dei bollandisti, credo, eh, ma è difficile recuperarla. Intanto, però intanto benedico con tutto il cuore. Alex potrebbe già su, su internet. Anche in lingua spagnola ci sono dei siti eh, tradizionali che fanno delle buone biografie di santi, quelle, di quelle ci si può certamente fidare. Stavo dicendo che questa sera alle 21.15 era stata prevista la catechesi sul mio libro liamosino alla fine. Ma sto vedendo nel frattempo perché lo farò tutto il giorno sott'occhio l'articolo che susciterà un vespaio di polemiche, vedrete perché quando si cita Don Minutella ad alcuni gli spunta il diavolo sugli occhi. E infatti il, il grande giornalista Mascarucci. Ha risposto eh, a subito alle 9.13 mentre io facevo adesso la diretta. Mascarucci, il giornalista che eh, qualche giorno fa ha detto che Dominutella quando viene indicata la luna guarda il dito eh, perché eh, tratta la questione dei due papi e non del concilio, ha eh, replicato a Cionci. Allora eh, pone delle questioni facilmente smontabili. Io vorrei dire quello. Stasera alle 21.15 ci sarà questa. Catechiesi dal titolo In risposta alle repliche di mascarucci sull'articolo di Cionci non perdetevela, adesso Biagio fa il post nuovo condividete, condividete, condividete ed è uno, condividete, condividete, condividete due, condividete, 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 condividete tre, 3 per tre e così abbiamo il numero <ride> allora, questa sera cambio il progetto alle 21.15 siccome ho visto che adesso sul blog di Tosatti, evidentemente è imperdonabile che si parli di Domi Nutella e quindi Cionci rischia il linciaggio perché eh, chissà perché se si cita Dominutella si diventa improvvisamente inutili, ridicoli, banali. Ecco, eh, allora, siccome adesso Mascarucci ha replicato a Cionci. E, e, e siccome però si parla del sottoscritto, io questa sera replicherò al Mascarucci, eh, perché lui scrive un paio di cose in maniera ostinata, cioè Cionci ci dice discutiamone, parliamone. E invece Mascarucci replica col dire no, non c'è niente da parlare perché abbiamo ragione noi. E eh no, mi dispiace Mascarucci, eh, lei conosce. Eh, Credo sia in diretta. Il mascarucci eh, conosce il numero telefonico di Radio Domina. La invito gentilmente di provare a chiamare se se la sente questa sera in diretta su Radio Domina per discutere insieme sulle sue dichiarazioni. Per esempio, lei dice che tutta la questione rimane sospesa fin tanto che Benedetto XVI non avrà compiuto un intervento diretto. Scusi, eh, ma lei mi veramente mi dico, ma io dico, ma siete accecati, eh? E tutto quello che ha fatto in questi otto anni Benedetto XVI che cos'è? Quello di uno stravagante? Quello di uno che ci piglia per i fondelli? Non lo so io Mascarucci, ma come ragionate? Ma le pare ragionevole che Benedetto XVI, se non sapesse di essere il Papa e non lanciasse dei messaggi, si firma P punto, P. punto? Ci prende per i fondelli? Benedetto XVI. mi risponda a questa domanda, per favore, non mi tratti. Bascarucci, Cionci sta cercando forse, credo, non so se è così. Di, eh, adesso avete visto che subito il fuoco eh, salta per aria? Avete visto? I cannoni sono. i cannoni dei partiti unacumisti sono già partiti. Immediatamente l'articolo è pubblicato stamattina, ore 9.13, c'è già la replica di Mascarucci. Hanno paura che Benedetto XVI sia riconosciuto papa, è incredibile, mette più paura a questi qui che non ai Bergogliani. È qualcosa di scioccante. Ma lui dice ci vuole un gesto concreto di Benedetto. Ma quando si firma P.P. è un idiota Benedetto XVI è uno che ci sta prendendo per i fondelli o sta lanciando un messaggio inequivocabile risponda a questa domanda per favore Mascarucci se non lo fa lei non è un giornalista serio mi dispiace poi dicono che okay, urlo vedete adesso si è alzata la vena Perché? A me... ma non fa rabbia io non ho un fatto personale mio non c'è niente di personale io ci sto perdendo la vita, l'onore la fama, la reputazione, la salute E per il bene della Chiesa benedetti giornalisti è per il bene della Chiesa e per il bene della Chiesa smettetela di fare gli avanguardisti della menzogna. Risponda alla mia domanda, Mascarucci. Se è possibile, le, la prego gentilmente: lasci stare i miei toni. Non si preoccupi, can che abbaia non morde. Si fidi di me che abbaio e non si fidi di quelli che fanno poi invece i gentiluomini e tante volte poi hanno le mani macchiate di sangue. Si fidi di me. Lasci stare il tono. Se la urta il tono me ne scuso con lei. Ma per favore, le chiedo la cortesia perché se no lei così mette disordine nelle coscienze della gente. Lei è giornalista, però se è cattolico deve stare attento. Le chiedo, visto che lei dice sì, va bene, va bene, va bene, però ci vuole un gesto concreto che il Papa sia benedetto se ci La firma P.P. che cosa è? Me lo vuole spiegare? Me lo vuole dire? Forse lei ritiene che qualche anno fa Benedetto non sapeva che è la firma del Papa regnante, ma la volete smettere di mettere il prosciutto negli occhi per i vostri interessi trasversali? Poi che fa? Ci rimanete male quando facciamo queste invettive? Per quale ragione lei, Mascarucci, replica immediatamente e poi dice un'altra cosa che però non anticipo perché ne parlerò questa sera. Passate voce perché è importante, vedete cari fiori, adesso diventate protagonisti. Voi condividete, passate voce, suonate i campanelli delle case accanto. Scherzo per dire che questa sera c'è la replica di Dominutella all'articolo di Cionci e alla controreplica di Mascarelli, Mascarucci, Mascarotti, Mascarucci. Che io stasera facilmente. E smonterò naturalmente la diretta. È oh, come ovvio su, eh, su YouTube. Io non mi arrenderò. Non mi arrenderò. Perché veramente questo è per il bene della Chiesa, caro Mascarucci. Stia bene. Attento a ciò che scrive. Perché poi dice. E quando muore, XVI, Don Minutella, che fa? Glielo spiego questa sera. Uno non calcola prima quando si schiera dalla parte della verità. Lo ricordi, Mascarucci. Se la verità è che il Papa è benedetto, poi Dio provvederà. Siete veramente privi di fede. In Dio. Siete non, si non ci si schiera dalla parte della verità facendo calcoli. Se il Papa è benedetto, è benedetto, basta, ci schieriamo con lui. Non ha senso dire: ah, se ci schieriamo per lui, con lui, poi che facciamo? Ma funziona così nella Chiesa? Non lo so io, se il Papa, se Pietro è benedetto, poi Dio provvederà, lo abbiamo spiegato. Non so, veramente, eh, eh, non so io, veramente, eh, come diceva il proverbio latino, da qui c'è Cartagine, da qui si salta, non so, ecco, comunque sia, miei cari figlioli. Allora vi aspetto questa sera, ringraziamo il Cionci ha aperto praticamente un eh, versante importante, infatti, continuano eh, i commenti già da subito e, e ci, come prevedevo ci sa uno schieramento. Quelli che dicono Don Minutella ragione, comunque discutiamone, non trattiamolo così come se fosse un matto, e quelli che invece dicono deve fare, c'è già una Pia devota, sicuramente una cum, deve fare come padre Pio, deve tacere. E cosa volete? Finché c'è questa gente qui per i piedi eh, 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 purtroppo eh, eh, Satana regna Satana regna nella Chiesa grazie ai Pi Devoti Ecco, benedicate vos Onnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Santus. Amen Questa sera, fiori cari, 21.15 in replica All'articolo di Cionci sulle dichiarazioni di Mascarucci alle 9.13 risponderà il sottoscritto alle sue banali, ridicole considerazioni per nulla eh, legittime sulla possibilità che Benedetto XVI sia il Papa. Questa sera buona e santa giornata a tutti voi.